Buonasera. L'articolo di oggi è un mio commento a un articolo precedentemente scritto da Daniel Pipes, l'analista americano conservatore che è stato anche tra i consiglieri di Bush Junior, penso scritto sul The Front Page, ma su questo non sono sicurissimo, che commenta Pipes e dà un suo consiglio, una sua versione di ciò che è accaduto. La strage di Oslo e quella dell'isola di Utøya, di questo troppo velocemente liquidato come psicopatico, anche magari lo è lo stesso, Anders Breivik. Allora, secondo Pipes, questa cosa insegna ai conservatori una semplice, diciamo, verità, che per esempio in Italia non l'aveva molto capita Borghezio, come si è visto il giorno dopo, che la politica fatta di odi, di nemici e di insulti, può portare a questo tipo di degenerazioni in chi ritiene, per esempio, da parte conservatrice, che l'islamico o il comunista sia il nemico da abbattere. Tutto sommato sono le famose categorie marxiane della storia della società che continuano a perseguitarci e non ce ne liberiamo nemmeno dopo la fine ormai conclamata del comunismo. E infatti l'Islam usato come arma geopolitica è un'invenzione sovietica, tutto sommato. La stessa rivoluzione khomeinista fu l'ultima cosa a cui si aggrapparono i sovietici per tentare di dominare geopoliticamente quell'area, visto che aveva preso anche una chiave anti-americana e anti-israeliana. Tornando a Pipes che cosa dice? Dice: per la prima volta ci troviamo a confrontarci con le idee di uno che non è un nazista, perché questo cita Hobbes, perché questo cita Ayn Rand, per questo cita anche me, Bathieur, cioè tutte persone che hanno parlato di Eurabia, o viceversa, che hanno, oppure, non so, o quell'altro Huntington, quello che aveva parlato per primo del Clash of Civilization, e citare questi come tuo bagaglio dopo che stai per fare una strage e poi soprattutto dopo averla consumata e fatta effettivamente, è chiaro che getta un cono d'ombra pesantissimo su queste idee, esattamente come le Brigate Rosse gettarono con i loro comunicati in cui si parlava di lotta di classe, si riprendevano le tematiche del vecchio PC o di una certa parte del vecchio PC e del sindacato, gettarono su il PC e il sindacato un'ombra sinistra, tanto che il PC e il sindacato presero le distanze e dissero: questi sono dei pazzi, sono dei terroristi, noi anzi ci batteremo facendo la spia in fabbrica, cosa che in effetti fecero, perché le loro idee e le persone vengano isolate. Ora, quello che suggerisce di fare, mutatis mutandis, Daniel Pipes, ed è stata la materia del mio breve articolo di oggi nella pagina degli esteri, la numero 6 dell'Opinione, è stato proprio questa cosa qui, cioè prendere le distanze da chi dice che non esiste l'Islam moderato. Perché queste parole che magari un Borghezio, un leghista qualunque in un comizio ad Abbiate Grasso piuttosto che a Varese pronuncia con leggerezza, sono quelle parole dell'odio che poi possono essere strumentalizzate. In effetti, questo Breivik ha voluto demonizzare le stesse idee dei conservatori, questo pure lo arguisce Pipes, per dire alla massa, cioè quelli a cui parlano alla pancia i personaggi alla Borghezio: non accontentatevi di un'elaborazione teorica, passate all'azione, fate come ho fatto io. E questo è sbagliato. Come i sindacati e il vecchio PC isolarono le Brigate Rosse, i conservatori devono isolare quelli che hanno questi toni pazzeschi alla Borghezio, proprio per non ritrovarsi domani a dover gestire dei fenomeni come quello di Breivik.